E comunque mi sentivo più sicura e più bella di me. Io la conosco la sensazione, cosa significa sentirsi più sicure di sé quando si è magre. Io non mi sentivo ancora bene con il mio corpo, in realtà, perché poi la verità è che è vero che tu ti senti meglio, ma non ti senti mai arrivata. C'è sempre qualcosa, perché ormai quello è un. È come se fosse una marchiatura, è una cicatrice che ti rimane e che non va più via. E infatti io, ok, questi 10 kg saranno andati, mi vedevo meglio, tutto quanto, però io non mi sentivo ancora a posto con me stessa. Ciao, sono Martina, benvenuta a Io Mangio Libera, il podcast in cui ti accompagno a mangiare in armonia con il tuo intuito, ad abbracciare le tue emozioni e a far fiorire la tua bellezza. Qui troverai la strada per manifestare la libertà e la gioia di godere appieno di tutte le esperienze meravigliose che la vita ti offre. Ciao e bentrovata in questo episodio, in questo nuovo episodio del podcast. Oggi questa puntata per me è molto importante, ho voluto dedicarla all'andare in profondità di quella che è la mia storia e ho desiderato molto registrare appunto questo episodio perché credo che sia prezioso poter ascoltare l'esperienza di chi è stata, di chi ha abitato in un disordine del comportamento alimentare per una vita e per quello che le ha generato. Perché se hai ascoltato l'episodio precedente, dove io racconto la bellezza del mangiare libera oggi, del sentirmi bella con me stessa, con il mio corpo, per essere quella che sono, sembra tutto molto ovattato, tutto molto bellissimo, però in realtà per arrivare lì c'è tutto un precedente, diciamo. E quindi vorrei raccontarti oggi la mia storia perché proprio dal profondo, perché credo che tu ti possa riconoscere nelle difficoltà interiori, nella lotta che gli altri non vedono quando si ha un problema con il cibo e con il proprio corpo. E la storia che ti racconto è la storia di una Martina, di una bambina, di un adolescente, di una giovane donna che ha passato 20 anni praticamente della sua vita a lottare contro se stessa, contro il cibo, contro il suo corpo. È la storia anche di chi sono e di grazie cioè di grazie ed che è proprio grazie all'esperienza fatta che oggi sono quella che sono, una storia di cui sono grata, posso dire di cui sono veramente grata perché oggi non sarei qui ed oggi non sarei qui a registrare davanti a una videocamera, non sarei qui a raccontare e non avrei potuto fare tutto quello che ho fatto fino ad oggi perché questo è solo un nuovo progetto dei tanti che ho già creato in questi anni che mi hanno permesso di arrivare al cuore di davvero tantissime donne. Martina è stata una bambina di 8 anni che verso proprio gli 8 anni si sentiva dire che era grassa. E questo essere grassa se lo sentiva dire dalle persone vicino a lei, dalle persone della sua famiglia, perché evidentemente ero più carnosa, più formosa, per quello che può essere formosa rispetto alle altre bambine della mia età, e comunque questa cosa era poi osservata fondamentalmente anche dal mio pediatra e quindi infatti io mi ricordo che ricordo una me bambina che aveva una paura assurda, un'ansia assurda a 8 ma anche meno perché poi questo è stato l'apice, cioè 8 anni è stato il momento in cui io ho fatto la prima dieta.
la prima dieta da una dietologa e io mi sentivo però già dire da prima che ero troppo grassa, che avrei dovuto dimagrire, che dovevo comunque stare attenta a quello che mangiavo e andare dal pediatra era sempre un'ansia assurda perché sapevo che mi avrebbe pesato e sapevo che avrebbe detto sicuramente qualcosa, che infatti poi lo diceva. Insomma, poi mia mamma si convince a portarmi da una dietologa, mi fanno fare questa dieta e io perdo un po' di peso e più o meno poi mantengo quel peso che ho perso mangiando un po' poco, comunque mangiando poco rispetto a quello che mangiavo prima, hanno riordinato, diciamo così, un po' l'alimentazione. Però questa cosa fondamentalmente no, comunque lascia una sorta di impronta, lascia una sorta di traccia, perché tutta questa pressione con cui me la porto dietro anche nel tempo, quando sono andata alle medie, lì c'è stato un nuovo periodo critico, perché se il mio corpo era magro, assolutamente normale alle medie, io comunque mi sentivo e sapevo di non essere come le altre ragazze perché io ero, diciamo, la più tonda, ma ero magra. Se guardo le foto, assolutamente ero magra. Ma nella classe c'erano proprio quelle classiche bambine che, come è normale, ci sono tantissimi corpi, non è che ce n'è uno che va bene o che va male, che erano magrissime e quindi il mio confronto era sempre con loro. E il periodo mio proprio critico è stato dai 13 ai 16 anni, dove per qualche motivo che io no, poi non riesco a identificare bene, io inizio a mangiare veramente tanto in maniera molto disregolata, tanto che prendo veramente tanto tanto peso. È stato anche il periodo in cui mi sono venute le mestruazioni per la prima volta e da lì proprio il mio corpo si è appesantito tanto. Io ho iniziato il liceo con un corpo molto appesantito e le prime vere grosse difficoltà, anche quelle che ha una bambina comunque che inizia che inizia l'adolescenza, no? Cioè, iniziava l'adolescenza, iniziavano tutte le prime relazioni, le amicizie, quelle un pochino più che poi sarebbero diventate anche le basi di amicizie, poi che sono rimaste anche dopo, che ho tuttora. I primi ragazzi che mi piacevano e qui i primi effettivamente dolori di questo corpo che non era conforme agli standard perché io non trovavo i vestiti, non è come ora che comunque qualcosa in qualche negozio comunque si trova quando hai tanti chili in più. Per darvi un'idea, comunque io portavo una taglia 52 italiana e non esisteva che le trovavi ormai 15 anni fa, diciamo, non le trovavi. E io mi ricordo che mi vestivo da Decathlon, andavo nel reparto uomo trekking, io li trovavo i vestiti o comunque trovavo cose sempre molto molto larghe. E questo era molto frustrante perché c'erano le ragazze in classe mia che si vestivano nei negozi che erano proprio in trend della mia città, io non trovavo praticamente mai niente se non cose un po' oversize, un po' più larghe, comunque sempre capi scuri e questo era frustrante perché a me piaceva ovviamente potermi vestire, mi sarebbe piaciuto potermi vestire in un certo modo, anche se comunque vestiti non mi piacevano, cioè che mi piacevano tanti non li potevo indossare perché secondo me non avevo il corpo adatto, il corpo giusto per fare questa cosa. E in questi anni io avevo anche, mi piacevano dei ragazzi, e cominciavo ad avere le prime cotte e non piacevo praticamente a nessuno, nessuno mi guardava di quelli che mi interessavano e io attribuì questa cosa al mio peso, al mio aspetto fisico, perché comunque tutte le mie amiche che erano magre, che erano più anche sicure di loro, avevano tutto bel visino, magrolino, avevano
tutte sempre qualcuno intorno e io no. E io sono sempre stata fin da quegli anni io cercavo in realtà molto l'attenzione da parte dei ragazzi, perché per me era proprio un bisogno di approvazione, di amore, di tante cose. Poi sì, chiaro, ero anche un adolescente, ok? E non mi facevo fare le foto, io non ho foto di quel periodo se non forse una o due che sono rimaste in qualche vecchia macchina fotografica. O quei vecchi primi cellulari che facevano delle foto, però non me le facevo, mi vergognavo assolutamente del mio corpo, di come appariva nelle foto e in mezzo alle altre persone. E ho subito anche quello che oggi si chiama proprio body shaming, cioè io ricordo di un ragazzo che mi piaceva, da cui la mia amica andò a chiedere un po' informazioni per sapere se poteva essere interessato e lui... Insomma, mi viene riportato che disse: no, ma figurati, io quella parola brutta, offensiva che si dice di una persona grassa, no? Io con quella cicciona non ci andrei mai. Cioè, e queste cose sono brutte, ti arrivano come delle pugnalate veramente al cuore, alla pancia, a tutto. E, a 16 anni, poi, dopo l'ennesima delusione, decisi di iniziare la dieta e la palestra. La dieta era praticamente comprare al supermercato dei pasti sostitutivi, dove dentro c'era il foglietto delle istruzioni su come funzionava questa cosa. Quindi io una volta al giorno facevo il pasto sostitutivo, l'altro pasto era un pasto normale, colazione normale con degli spuntini. Cioè, in realtà era un'alimentazione, diciamo, che voleva assomigliare a una mediterranea con porzioni estremamente ridotte, con queste, cioè se vogliamo parlare in termini calorici, cioè avrà avuto quelle classiche vergognose 1200 calorie e per una persona che comunque stava mangiando tanto, perché mangiavo tanto, non avevo assolutamente nessun contatto con il mio corpo, con le mie sensazioni, ero molto frustrata, quindi mangiavo anche per tristezza, per demotivazione, per frustrazione di non riuscire a farcela da quel punto di vista, nonostante tutte le altre ai miei occhi riuscivano, che per me andò bene quel piano, diciamo, che avevo trovato, e iniziai anche a fare palestra, cosa che non avevo praticamente mai fatto prima, facevo sessioni di cardio anche abbastanza lunghe, insomma, fatto sta che nel giro di 3 mesi persi 10 kg, quindi dimagrii proprio tanto e qui cominciai subito a vedere il cambiamento, ovviamente, perché il mio viso era diventato più fine, più magro, indossavo vestiti un pochino più femminili, le cose le cominciavo già a trovare e comunque mi sentivo più sicura e più bella di me, io la conosco la sensazione, cosa significa sentirsi più sicure di sé quando si è magre. Io non mi sentivo ancora bene con il mio corpo, in realtà, perché poi la verità è che è vero che tu ti senti meglio, ma non ti senti mai arrivata, c'è sempre qualcosa, perché ormai quello è come se fosse una marchiatura, è una cicatrice che ti rimane e che non va più via. E infatti io, ok, questi 10 kg saranno andati, mi vedevo meglio, tutto quanto, però io non mi sentivo ancora a posto con me stessa. Però i ragazzi iniziavano a notarmi effettivamente, e cominciavano a far vedere che erano interessate, a chiedermi di uscire, a contattarmi in qualche modo, in maniera più o meno diretta. E questo ebbe l'effetto collaterale che io poi da lì ho cominciato a pensare che allora era vero che se io fossi stata più magra, allora avrei meritato più attenzione, più considerazione e più apprezzamento. E in quel periodo, ecco, questa cosa fu pericolosa, pericolosa perché soprattutto io pensai che le persone
si potevano innamorare di me, potevano essere interessate a me solo se io avevo un certo tipo di corpo, come se quella potesse essere l'unica cosa importante. E sì, che una volta io avevo guardato anche un cartone animato, mi ricordo, che si chiamava qualcosa con Lago dei Cigni, non mi ricordo, non era un cartone animato della Disney, dove c'era praticamente il principe. Che era innamorato di, che si era innamorato di questa principessa e un giorno erano a un ballo, mi pare le chiede di sposarlo e lei gli dice perché sei innamorato di me, perché vuoi sposarmi? E lui gli dice perché sei bellissima e lei gli dice ma è solo questo che conta quindi? E lui rimane un po' spiazzato e lei a quel punto se ne va. E non mi ricordo bene come prosegue, però questa cosa mi è ritornata, no? Poi ci ho pensato e ho detto, io ho associato proprio questa cosa qui, è questo che è successo, cioè io gli piaccio quando sono magra, quando sono bella, tra virgolette, no? Perché sono magra. E in quel periodo lì successe anche un'altra cosa, perché proprio in questa fase di dimagrimento, quindi non era ancora scesa tutto quel peso, conobbi un ragazzo che era nella mia compagnia e lui da quella che era un'amicizia poi nacque una sorta di innamoramento e questa cosa mi segnò molto, fu molto bella perché bella da un certo punto di vista, perché io in quel momento vidi proprio che c'era qualcuno che mi poteva vedere veramente e potevo piacergli per quella che ero davvero, quindi oltre al mio corpo. E il problema però poi, diciamo, l'altro lato della medaglia è stato poi che io anche in futuro questa cosa è stata usata contro di me, perché quando tu comunque trovi qualcuno, una persona che vede questo tuo lato un pochino più fragile di una persona che non si piace ma ha bisogno di essere accettata e amata profondamente, beh, rischi di essere molto manipolabile da quel punto di vista. Ora, non era ovviamente l'intenzione di questo ragazzo che anzi, cioè, aveva avuto questo piccolo innamoramento, questa cotta ed era anche autentica, no? Cioè, si sta parlando di ragazzi di 16 anni, 17 anni, così. Però questa cosa, appunto, bisogna fare attenzione quando succedono queste cose, quando si notano nella nostra vita, è tutto collegato veramente tanto a come ci vediamo, a come ci percepiamo, perché poi le fragilità che abbiamo dal punto di vista relazionale, i problemi che abbiamo dal punto di vista relazionale, sono molto spesso associati a questo, almeno questa è un po' la mia esperienza, ma un po' anche quello che ho visto parlando, confrontandomi anche con amiche, con donne con le quali poi questo aspetto della relazione affettiva un po' esce. E infatti io poi il rischio che, cioè quello che ho fatto poi negli anni è stato quello molto di avere questo aggrapparmi a relazioni sbagliate, pensando che io meritavo amore solo a determinate condizioni, solo perché qualcuno mi vedeva in un qualche modo, o io avevo l'illusione che mi vedesse, cioè soprattutto nei periodi in cui non mi piacevo, ovvero praticamente sempre. Quindi ogni volta che qualcuno mi considerava proprio affettivamente, sessualmente, quello che era, io lo associavo sempre a oddio, questa persona mi ha graziato della sua attenzione e quindi io mi devo aggrappare a questa persona e quasi lo dovrei pagare per questo. Purtroppo i meccanismi poi che entrano poi sono un po' questi. Dai 16 ai 19 anni io oscillavo comunque fra diete e restrizioni, sempre, non era mai più stato, cioè il mio rapporto con il cibo, un rapporto sano e un rapporto pacifico ed è proprio per questo che io decisi di iscrivermi al corso di laurea in dietistica, perché nella mia testa io volevo risolvere e capire i miei problemi con il cibo e con la dieta iscrivendomi al corso di laurea in dietistica.
dietistica, invece che andare da una brava psicologa, un bravo psicologo e farmi seguire in un percorso. Perché poi in realtà tutto il fatto di andarsi a studiare queste cose peggiora tantissimo la relazione con il cibo, perché dietistica, scienze della nutrizione umana, questi corsi di laurea ti mettono, cioè inizia a studiare diete, calorie, apporti calorici, tutta la biochimica, fisiologia, come funziona, che per carità un pochino può anche funzionare, perché io poi alle persone spiego anche, ma molto, non in termini universitari, cosa succede nel nostro corpo in certi momenti. Però un conto è far conoscere alle persone un pochino come funzioniamo e come funziona la digestione e come funziona eventualmente com'è che si accumula grasso e com'è che si dimagrisce, come mai poi dimagrire e ingrassare sono due processi molto complessi per tanti punti di vista. Un conto è mettersi lì e studiarle nei minimi dettagli queste cose e avere tutto intorno a te che praticamente parla di quello. Questo peggiora tantissimo il rapporto con il cibo invece di migliorarlo. Dai 19 ai 28 anni io sono entrata in un circolo vizioso di diete di tutti i tipi. Ovviamente soffrivo di abbuffate anche emotive. Nei momenti in cui mi sentivo sola, io mi abbuffavo, succedeva non spessissimo fortunatamente, ma succedeva. Mi ricordo di una volta che abitavo da sola, studiavo a Roma, tornata da una lezione universitaria, sono passata da una pizzeria al taglio, mi sono presa una teglia enorme di pizza al taglio, me la sono mangiata tutta da sola. Mi ricordo che il ragazzo dietro il banco mi chiese quanti eravamo, io gli dissi un numero che non era vero, che non erano solo per me, perché ovviamente mi vergognavo tantissimo a poter dire che me li potevo mangiare io. Mi sono mangiata una cosa come 10 pezzi di tranci di pizza. Infatti poi sono andata a letto con una specie di overdose di cibo, e questa è una cosa, mi è successa diverse volte. E il peso in questi periodi saliva, scendeva, io sono arrivata anche a perdere tantissimo peso anche molto velocemente e a mantenerlo a fatica per certi periodi, cioè sono arrivata quasi a un sottopeso, non mangiando praticamente niente, facendo un'attività fisica assurda, alternavo tra abbuffate di cibo quando non ce la facevo più, purtroppo anche abbuffate di alcolici il fine settimana, perché anche lì la troppa restrizione, lo stress per vari motivi mi portava a questi eccessi, conteggi di macros, calorie e ogni volta ovviamente questo era un circolo vizioso, perché io mi sentivo poi una fallita ogni volta che cedevo. In tutto questo c'era una grandissima sempre un grandissimo forte bisogno di essere vista, di essere apprezzata, amata. Il mio corpo era comunque magro, ci sono stati dei periodi in cui era proprio molto magro, come dicevo prima, quindi lì ha voglia a essere guardata e a essere attraente, ma cioè lì un conto, poi solo dopo io ho capito che non mi interessava essere fisicamente attraente, ma che non era veramente quella la cosa importante, perché poi appunto sì, magari sei anche molto attraente, ma non è quello che poi diciamo ti garantisce che una persona sia una persona veramente interessata a te, o comunque, cioè, perché, e poi soprattutto tu sei attratta a tua volta da una persona che non è una persona adatta a te, perché tu neanche ti conosci, tu pensi che la cosa importante nella tua vita sia la cosa più bella e preziosa che tu hai da offrire in una relazione, è il tuo corpo. Cioè non è solo nei panni dell'altra persona, degli uomini qui il problema, è anche nei panni tuoi, che ok, tu vuoi solo che gli altri diano, ma tu che cosa stai dando, tu che cosa stai offrendo, qual è che valore porti, no, in una relazione, oltre al tuo corpo? Cioè, e oggi questa cosa non la penso assolutamente più, perché oggi il mio corpo è un mezzo per vivere determinate esperienze, un mezzo di espressione di me stessa.
L'unica mia attenzione era di dimagrire, 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 e quando non ce la facevo, a un certo punto vidi che avevo raggiunto. Fortunatamente io da tutto questo non sono mai ricaduta in disturbi alimentari, quindi non sono mai ricaduta poi in anoressia. Fortunatamente, dico grazie veramente al cielo per il fatto che non è degenerata questa cosa, anche se il rischio poi c'era, ma non è degenerata, perché io non so, è come se avessi sempre avuto un po' una stella che, non so, una buona stella, il mio daimon, non lo so, che mi riportava nella, cioè a cui mi aggrappavo e mi ritornavo sempre un po' su e rimanevo magari sul confine, ecco. E quindi da lì, però, questo ovviamente non è che mi ci ha tirato fuori, perché da lì io sono, quando ho capito che effettivamente ero abbastanza magra, però decisi che a quel punto dovevo essere tonica e muscolosa, dovevo avere tutte le forme nel punto giusto, quindi da lì cado in tutte le pseudoteorie sull'alimentazione, quindi diete chetogeniche, diete paleo, diete vegane, diete mediterranee, metaboliche, biotipizzate, digiuno intermittente, biohacking, anti-aging, fino ad arrivare a motivazioni psicologiche, spirituali, su crescita personale, sulla ragione per cui si aumenta di peso, tecniche motivazionali. E la realtà è che io non trovavo mai veramente pace, e questa era una preoccupazione continua, e era un costante andare, fare, ricercare. Questo da un certo punto di vista poi mi ha servito, mi ha aiutato, perché io comunque grazie a questo continuavo a studiare, continuavo ad applicare quella capacità che avevo imparato un po' studiando filosofia, come se appunto la dieta, la scienza della nutrizione possa essere una filosofia. Cioè io applicavo il principio della filosofia, quindi di analizzare i pensieri dei diversi filosofi e di andare prima da una cosa, poi dall'altra, poi da quella, e l'applicavo praticamente alla nutrizione. Per questo passavo da una dieta all'altra, leggendo libri, studiando cose e stando d'accordo con ognuno di questi personaggi che promuoveva qualcosa. Per carità, qualche beneficio l'ho avuto in quell'app, perché cioè, semplicemente ogni volta magari io arrivavo alla successiva dieta che venivo da un momento di eccesso, perché ovviamente, come sappiamo, tra una dieta e l'altra c'è il momento in cui si abbandona tutto, dove fai tutto a caso, mangi tantissimo, malissimo, non stai bene, ti rigonfi tantissimo, soprattutto se hai fatto diete con pochi carboidrati che ti sgonfiano tantissimo mentre le stai facendo, ma poi li riprendi tutti con i famosi interessi. E quindi vieni da quel periodo lì, qualunque cosa tu faccia, comunque ti alleggerisce, ti fa sentire meglio, ti dà quella botta un po' di autostima, di sapere che stai facendo una cosa giusta, e rientri nel circolo vizioso, nella ruota del criceto. Quindi lì comunque mi era molto chiaro, mi iniziava ad essere molto chiaro che mantenere il peso che era raggiunto, comunque ottenere quell'obiettivo che volevo, era faticosissimo in termini di scelta alimentare e di attività fisica. Cioè, dovevo impegnarmi veramente, veramente tanto. Cioè, avevo proprio capito che quella, se davvero volevo, o comunque lo stavo capendo sempre di più, che se quello era ciò che volevo, io dovevo sacrificare tantissimo della mia vita, tantissimo. Anche perché poi, per motivi che poi dopo ho capito, tanti motivi, cioè non solo è una questione di poi il fatto che io davvero non volevo davvero quella cosa, io non volevo davvero quel corpo per forza. Io volevo, il mio desiderio era essere bella, io volevo piacere agli uomini, volevo essere riconosciuta, volevo disperatamente essere amata. Questo era quello che io volevo, e lo volevo profondamente. Pensavo davvero che questa bellezza, questo bisogno di bellezza che poi ho visto, ho riconosciuto, e non c'è niente di male. Io faremo un episodio sulla bellezza, su cosa significa bellezza e su quanto
per me sia importante oggi sentirmi bella anche in senso estetico, cioè io ci tengo alla bellezza e al senso estetico, mentirei se dicessi che non è importante per me. E ci sono persone, donne a cui non interessa, a cui non danno a cui questa cosa non gli danno assolutamente importanza ed è bellissimo, va bene così. Io ho scoperto che per me questa cosa è importante, l'ho voluta onorare, perché devo rinunciare a questo aspetto di me che mi caratterizza per diversi motivi. Qua c'è anche un tema sul fatto di rendere un qualcosa che hai di te, che magari è stato o hai visto come un po' un'ombra, come una cosa negativa, come in realtà la tua più grande fonte di forza. E questo lo insegna anche una professionista che amo, che seguo sui social, si chiama Anna Maria Carbonaro. Lei è molto brava perché parla molto spesso di questo lato ombra che in realtà invece è il nostro migliore amico. Quindi dentro a questo voglio essere bella, pertanto è stato un qualcosa che mi ha ostacolato, che mi ha fatto soffrire, ma in realtà oggi ho capito quanto può essere veramente una forza, perché so da dove viene. E nel frattempo io poi lì studiavo ancora, mi sono laureata in dietistica e poi in scienze della nutrizione umana, però la mia vita personale, lo studio, quindi tutto quanto ruotavano intorno al cibo. Io mi ossessionavo sempre di più con il cibo, con le calorie, con il dimagrimento e con le diete. E questa cosa era peggiorata, come dicevo prima, anche dal lavoro, perché nel lavoro l'obiettivo di avere un certo peso, il controllo del peso, non era un obiettivo da far raggiungere anche alle persone, anche ai pazienti che venivano in studio. E questo obiettivo di mantenere un certo peso, di avere un certo corpo, era ed è purtroppo tuttora validato dalla medicina, dalla cultura e dalla nostra intera società, che attribuisce determinate caratteristiche anche morali a chi ha un certo tipo di corpo. Io ero in un circolo vizioso che mi faceva solo male, perché in tutto questo io dopo 20 anni non ero ancora riuscita a trovare quella pace, quell'equilibrio con me stessa. Cioè, io avevo iniziato 8 anni e a 16, quando avevo iniziato la prima dieta, quando in un certo modo ho deciso di prendere in mano questa situazione, ma mai avrei pensato che ci avrei messo poi, diciamo, dai 16 ai 28 anni, cioè peggio di Ulisse che cerca di tornare a Itaca, veramente. Quindi, com'è possibile? Io ero arrivata al punto che non andavo più volentieri al mare, non mi godevo un aperitivo o una cena, perché sempre il pensiero: ma come faccio a compensarlo? Ore e ore passate al supermercato a confrontare 2, 3, 4 confezioni di biscotti o di fette biscottate per vedere quelle che avevano il bilancio energetico, il bilancio dei nutrienti migliore, quelle che avevano meno ingredienti possibili. Magari c'era uno che era più di una cosa, meno di un'altra, lo confrontavi, ma allora ci andavo fuori di cervello rispetto a questo. Mi abbuffavo e mi sentivo in colpa. Ogni volta era una ripromessa di fare la dieta e ricominciavo. Mi sentivo insicura e di rimando cercavo quindi sempre l'approvazione fuori. Evitavo situazioni sociali dove non potevo essere sicura di mangiare cosa volevo, cosa poteva essere sicuro. E vivevo poi costantemente affamata o gonfia e riempiendomi piatti enormi di verdura perché pensavo che quello mi avrebbe saziato e mi avrebbe permesso di evitare di mangiare quello che non volevo, e questo mi generava veramente tantissima sofferenza, come il tenere nell'armadio un armadio pieno di vestiti di tagli che non avrei mai più indossato, perché in tutto questo c'è stato un periodo in cui ero dimagrita, come dicevo, tanto, 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 ed ero arrivata quasi al sottopeso, ma io quel peso non sono riuscita a mantenerlo più di un paio di anni, perché un paio di anni è forse anche troppo rispetto a quello che poi è stato realmente, perché lo sono riuscita a mantenere finché ho mantenuto un certo stile di vita, dove ero da sola, vivevo da sola fuori dalla mia città, non vedevo mai nessuno, stavo sempre in casa, era tutto assolutamente sotto al mio completo controllo.
controllo. E quindi poi è bastato cambiare qualche variabile che il peso poi è risalito, quindi tanti dei vestiti che avevo comprato di una taglia molto piccola, perché mettevo anche una taglia 40, io sono alta 1,77 m, e mai più rimesse quelle cose ovviamente, e le tenevo comunque lì perché io sognavo che quella cosa avrei potuto invece farla, invece avrei potuto rindossare quei vestiti. Ci sono stati tanti momenti poi in cui tutto questo è andato a sciogliersi e ci è voluto però tempo, è stato step, e le cose infatti hanno iniziato a cambiare nel frattempo a piccoli passi, e ci sono stati dei momenti di sblocco fondamentali di tutto questo processo, che mi hanno portata a dove sono oggi, a poter dire io mangio libera, io ho un rapporto totalmente diverso e risvegliato di amore, fiducia e di collaborazione, di sentirmi viva con me stessa e con il mio corpo. Questi momenti di sblocco però non li racconterò qui, verrebbe un episodio veramente tanto tanto lungo, e li racconterò nel prossimo episodio. Così come questo e l'episodio precedente sono stati un po' degli episodi di panoramica di me stessa, della mia vita e di quello che ho attraversato, quello che sto vivendo adesso. E io ho sempre amato scrivere diari fin da quando sono piccola, quindi ho proprio pensato che questo podcast potesse essere una sorta un po' a metà strada tra un diario personale, ma anche un diario ispirazionale, e un diario e un mezzo di divulgazione, un mezzo di accompagnamento in questo viaggio per tornare a mangiare libera. E quindi un po' un mix di queste cose. Io ti aspetto nel prossimo episodio, sarà molto importante perché parlerò proprio di questi momenti, fasi di sblocco fondamentali che anche tu puoi replicare. Ti aspetto nei commenti e ti mando un abbraccio al prossimo episodio. Ho un'ultima cosa importante da dirti, ovvero che ci sono due regali per te. Il primo è la guida gratuita che ho creato su come smettere per sempre di lottare con il tuo peso. È un ebook che cambierà per sempre il tuo approccio al viaggio per sentirti libera, bella e felice con il cibo e con il tuo corpo. Per riceverla via mail premi sul link che trovi nella descrizione dell'episodio, e insieme alla guida nella mail troverai il link di accesso ad un gruppo segreto e riservato alle iscritte al podcast. È un gruppo dove conoscerci, dove parlare degli episodi e accedere a tutti i contenuti esclusivi che arriveranno per la community. Ti aspetto lì, il link è qui sotto. Ciao!